Ciao, ciao a tutti, buongiorno e buona settimana. Ho appena ricevuto una bellissima notizia, che la Lucia è stata promossa al primo colpo. È la prima volta che ci capita e direte voi, sì certo, ha fatto solo il suo dovere, è vero, ha fatto solo il suo dovere, però per una DSA non è così semplice essere promossa senza avere esami, soprattutto senza avere esami di matematica e fisica, che sono le sue materie più traballanti, e essendo lei discalculica, quest'anno devo dire che ha trovato dei professori meravigliosi, dei professori che hanno guardato al di là di quelle che erano le difficoltà dell'alunno, ma hanno saputo incentivarli soprattutto nei momenti di debolezza. E quindi anche se era un 5, un 5 e mezzo, comunque c'era sempre la prospettiva che lei potesse migliorare. Questa cosa, a parte il fatto che lei è cresciuta, è maturata e sicuramente ha capito anche come organizzarsi. Bello, sono veramente contenta perché sarà un'estate tranquilla per tutti, perché non ci saranno ripetizioni, dovrà fare soltanto i suoi compiti delle vacanze, le tavole di disegno e queste cose, però sarà un'estate dove lei potrà godersi veramente la vacanza, quindi l'oratorio feriale, le vacanze con gli scout, il campeggio estivo con l'oratorio e bello, è proprio bello, cioè essere liberi d'estate è veramente una cosa bella. Ma veniamo a noi. Oggi video speciale, che poi non sarà mai più uno speciale perché ho deciso di appunto fare una rubrica all'interno del canale specifica per i libri. Io sapete, chi mi conosce da un po' di tempo sa che avevo un blog di libri che si chiamava Libri Vagabondi, che è fermo perché è vero, i blog sono una sorta di diario, ma io così mi sono un po' stancata e non ho più aggiornato nulla, però leggo sempre, leggo tanto e così vi presento un po' dei libri che ho letto in queste ultime 2 o 3 settimane. Adesso ricomincia la stagione in cui io leggo di più, l'estate, vuoi per il caldo perché non riesco a fare tante cose, vuoi perché durante la giornata, quando proprio mi devo riposare, riesco a trovare un attimino di tempo per leggere. Praticamente in 15 giorni, 3 settimane ho letto 4 libri, e tutti bellissimi, tutti che mi sono piaciuti. Qui mi sono messa tutti i miei appuntini mentre li leggevo perché appunto avevo voglia di fare questa rubrica e di raccontarveli. Spero di non essere molto prolissa, ma anche di trasmettervi la meraviglia di questi 4 libri perché mi sono piaciuti tantissimo. 4 libri diversi, 4 autrici, sono tutte femmine. Eh sì, 4 autrici diverse, alcune conosciute, altre sconosciute, ma che mi hanno colpito il cuore. Io sono una persona che generalmente apprezza tutti i libri. Raramente ho trovato un libro, penso di non aver mai lasciato un libro, anche se non mi è piaciuto, anche se non mi è piaciuto, lo leggo comunque fino alla fine perché penso che ci sia sempre qualcosa di bello, di buono, di interessante che un libro mi possa lasciare. Sarò di bocca buona, come si dice, ma tutti i libri che ho letto, per un modo o per l'altro, anche quelli magari più leggeri, anche quelli più sciocchi, tra virgolette, che magari anche le storie sono sempre un po' banali, sono le solite che si leggono magari in 2 sere, insomma, mi lasciano sempre un piacere, insomma, una meraviglia della scoperta del libro, della lettura. Ma questi sono dei libri, secondo me, stupendi, che vi consiglio per quest'estate. Non sono nuovissimi, alcuni sì, altri no. Li trovate tranquillamente in libreria, sono andata a controllare, li trovate su Amazon, li trovate nelle biblioteche. Io ho la fortuna di avere un circuito interbibliotecario provinciale molto molto fornito, quindi anche se poi ci sono magari per le novità delle liste d'attesa, però ci sono praticamente tutte le uscite e quindi vabbè, aspetto. Questi però mi sono stati regalati o comunque li ho comprati io, quindi ce li ho tutti e rimarranno nella mia biblioteca. Comincio con il mio preferito, anche se sono tutti bellissimi.
il libro di Catena Fiorello, L'amore a due passi. Allora, io amo tantissimo questa scrittrice che ha uno stile sempre molto elegante, molto alcune volte anche melanconico nello scrivere. Ho letto uno dei miei libri preferiti, non mi ricordo il titolo, dove volevo cercarlo, ma poi me lo metto nell'info box. È quando racconta praticamente la sua infanzia. Lei, vabbè, sappiamo che è la sorella di Fiorello, lo showman, e dell'altro fratello, di cui io purtroppo non ricordo il nome, ma perché sono una che i film, so che è famoso anche lui, ma conosco Fiorello e non il fratello. E so che è un attore molto bravo, e niente, racconta nel libro che ho letto, che mi è piaciuto tantissimo, praticamente la sua infanzia, il rapporto con i suoi fratelli, il rapporto con i genitori, con questo papà severo, ma molto, cioè severo per quello che era, diciamo, anche il suo ruolo. Mi pare che lui fosse nella guardia di finanza, quindi aveva anche un certo ruolo di responsabilità, e comunque una persona molto onesta, molto retta, ecco. Ed è bellissimo quel libro, dove lei racconta la sua infanzia, dove racconta le sue avventure e disavventure, molto molto bello. Comunque, passando a questo che ho letto, Catena Fiorello, L'amore a due passi. Vi leggo un po' quello che ho scritto, perché poi non vorrei perdermi in chiacchiere inutili. Ho cercato appunto di raccogliere le mie impressioni. Sapete che io dico un po', ma non dico troppo, perché poi toglierei il piacere della lettura. Allora, come vi ho già detto, adoro lo stile di questa scrittrice, ma trovo che questo romanzo sia delicato, garbato, con uno stile pulito, elegante e anche un po' melanconico. È un romanzo che lascia tanto, anche se ci sono dei momenti divertenti oppure dei momenti tristi, mi ha fatto riflettere su alcuni temi. Allora, è un libro che parla dell'amore, non un amore giovanile, ma un amore che si incontra in tarda età. Un amore vintage, lo definirei. Un sentimento meraviglioso che nasce tra le scale di un condominio romano. I protagonisti sono il signor Orlando Giglio, ex bancario, persona affascinante e distinta, vedovo da qualche anno, che studia ogni minimo particolare e osserva ogni momento in cui incontra la sua vicina di casa, che è la signora Marilena Moretti. Bella donna, elegante, raffinata, anch'essa vedova, che appare all'inizio come una signora inavvicinabile e con un po' di puzza sotto il naso, no? Quelle signore un po' distinte che, insomma, gli dà un po' fastidio quando qualcuno gli dà delle attenzioni, che si reputa un po' al di sopra delle righe, ma solo apparentemente. Entrambi hanno dei figli che hanno le loro vite, ma che danno dei pensieri ai loro genitori e non lasciano questi genitori totalmente sereni. Come un po' tutti i genitori, no? Come anch'io mi sento in questa, faccio parte di questa categoria. In una Roma accaldata dal sole di Ferragosto e quasi deserta per una serie di eventi che non vi racconto nello specifico, altrimenti svelerei troppo, i due si ritrovano alla fine a partire per una vacanza insieme nel Salento. E praticamente diciamo, questa amicizia si trasforma pian piano in un amore vero. Vivono questa avventura nella magnifica città di Lecce, è una città bellissima e affascinante, e anche qui tante avventure ci sono, un intreccio di personaggi che poi conoscono durante il loro viaggio, che diventeranno poi fondamentali per le loro vite, ma lo scopriremo poi alla fine. Un romanzo che regala emozioni meravigliose, che ci fa capire davvero che l'amore non ha età e in ogni momento della vita va vissuto appieno, e a volte lasciando da parte anche la ragione, ma ricordandoci che abbiamo nel cuore anche la passione. Uno stile meraviglioso, gentile, d'altri tempi. L'autrice è riuscita in ogni pagina di questo libro a commuovermi, ma davvero, è veramente bellissimo, e a regalarmi un sorriso. In questo romanzo tanti temi vengono toccati più o meno in profondità.
o magari anche soltanto sfiorati. L'amore tra due persone anziane, che non è mai scontato. L'amore per la famiglia. L'amicizia tra anziani e giovani, che si trasforma poi in un affetto profondo e in gratitudine. Un libro che mi ha regalato felicità, ma anche commozione, perché in queste pagine è racchiuso tutto il bello e il meno bello dell'amore, quello vero, che va difeso ad ogni costo. Precisa ed esaustiva anche la descrizione dei luoghi meravigliosi del Salento, cioè mi sembrava di essere lì, ragazzi. Bellissimo. Una Lecce che io non ho mai visto, ma che dopo aver letto questo libro vorrei andare assolutamente a visitare. La descrizione dei luoghi meravigliosi del Salento è fatta veramente in una maniera minuziosa. E dopo aver letto questo libro e senza esserci purtroppo mai stata, mi rimangono scolpiti nel cuore e nella mente e ovviamente ti fanno desiderare di essere lì proprio con loro, magari in disparte, seduta in riva al mare, con una brezza serale che profuma di sale e di feste di paese genuine, e poter godere insieme ai due protagonisti di questa splendida avventura. Un libro che io ho votato 10 lode con il bacio in fronte. Un libro per me è meraviglioso, cioè perfetto da leggere sotto l'ombrellone, perfetto da leggere in un bel prato con una brezza di vento quest'estate, perfetto da leggere sempre perché ci regala le belle emozioni e secondo me è importante fare scorta di questi bei sentimenti che ci sono ancora. Veramente bellissimo, cioè 10 e lode. Non ho il prezzo di questo libro perché probabilmente o me lo sono regalato o me l'hanno regalato, non mi ricordo più, non l'ho comprato però, o comunque non me l'hanno regalato ultimamente o non l'ho comprato io, questo non me lo ricordo. Bello, 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 ve lo consiglio davvero e sono sicura che tante amiche che io conosco nel profondo lo ameranno. Scusatemi, se ho letto un pochettino, ma se no poi dopo divago e diventa un video lunghissimo, invece mentre li leggevo e poi alla fine mi sono fatta delle piccole schede riassuntive. Secondo libro che invece mi è stato appena regalato dalla mia amica Francesca per il mio compleanno, che è questo, ed è La cucina inglese di Miss Eliza, Annabel Hubbs, penso si dica così. Allora, questo libro ha una premessa. Meraviglioso libro regalatomi dalla mia amica Franci, come vi ho detto, che è quella che guarda i miei video perché sono troppo lunghi, Franci, vero, dillo tu, che sono troppo lunghi, quindi li guarda a puntate o mentre sta facendo le sue faccende di casa. Allora, nella dedica, Francesca mi dice che la protagonista mi assomiglia molto. È amante della cucina, intelligente, tenace, una donna che brilla. Ecco, già queste parole mi hanno fatto emozionare perché io non mi vedo così. Ma la ringrazio davvero di cuore per questi complimenti. E devo dire che questo libro mi è piaciuto tantissimo. È un libro che racchiude nelle sue pagine l'amore per la cucina, l'amore per la scrittura e ovviamente è scritto sotto forma di romanzo, ma racconta la vita vera di Eliza Acton, che è stata una cuoca e una poetessa britannica. Autrice di uno dei primi libri di cucina destinati alle famiglie, intitolato Modern Cookery for Four Private Families. Il tema principale di questo libro è appunto l'amicizia che nasce tra Eliza, che è comunque una donna all'inizio benestante, non ancora sposata, quindi 36 anni, considerata ovviamente una zitella. E la sua sguattera che si chiama Anne, io dico Anne, ok? Elisa si trova in questa situazione, va a proporre le sue poesie a un editore e l'editore praticamente non la tiene neanche in considerazione e gli dice che la poesia non si addice alle donne. Piuttosto la invita a scrivere un libro di cucina che sicuramente quello avrà successo. Elisa all'inizio si offende, rimane malissimo. Nel frattempo, il padre purtroppo va in bancarotta per degli affari andati a male, scappa e Elisa, che è la figlia maggiore e che non è sposata, si ritrova con la mamma ad aprire, praticamente prende una casa in affitto e apre una pensione.
apre una pensione e a questo punto comincia a pensare che potrebbe provare a fare delle ricette e a cucinare al posto di assumere una cuoca, visto che comunque i soldi non ci sono e cominciano ad arrivare i pensionanti, insomma. La mamma è ovviamente non contenta perché è comunque una signora di un certo rango, non può fare la cuoca e quindi accetta a patto che lei non dica di essere la cuoca della pensione. Nel frattempo, Elisa capisce che ha bisogno comunque di un aiuto e quindi assumono questa ragazzina che gli viene consigliata dal parroco del piccolo paesino e quindi Anne diventa la sguattera all'inizio. Poi, pian piano conoscendola, Elisa capisce che c'è qualcosa di più. Questa ragazza è una ragazza giovane, molto molto povera, con una famiglia disastrata alle spalle, ma è una ragazza intelligente. La mamma gli ha insegnato a leggere e a scrivere, che per quei tempi era veramente una cosa quasi impossibile da trovare in una ragazza di famiglia povera, insomma. E quindi comincia questa collaborazione in cucina tra Elisa e Anne. Ci sono varie situazioni spiacevoli perché appunto Anne ha una mamma che è sull'orlo della pazzia, un papà ubriacone, un fratello che lavora a Londra e non abita più in casa con loro e lei in qualche modo deve far quadrare il bilancio, quindi comunque sostiene la mamma che purtroppo viene ricoverata in un manicomio e il papà che non riesce a tenersi un posto di lavoro. Ma poi leggendo pagina per pagina capirete tante cose. Le due diventano sempre più amiche e pian piano questa amicizia farà poi confessare sia a Dan e ad Elisa i propri segreti l'una verso l'altra. Una amicizia veramente incondizionata, è quasi impossibile per quei tempi, insomma, comunque una ragazza a servizio che diventa veramente amica e soprattutto quasi indispensabile per il lavoro di Elisa, per la scrittura del libro. Mi è piaciuto tantissimo, non ci sono delle ricette scritte, è proprio un romanzo dove lei prende spunto da libri che gli sono stati regalati ma che non sono stati scritti bene secondo lei, quindi rivisita le ricette, predispone gli ingredienti, pesa, che sono tutte appunto piccole novità per i libri di cucina. Prima la ricetta veniva descritta un po' così alla casaccio. È interessante anche il ruolo della donna nella famiglia in quegli anni e di come la cucina sia diventata importante nelle famiglie come mezzo per comunicare e per regalare gioia all'intera famiglia o a chi si invitava appunto a pranzo o a cena. In ogni ricetta Elisa scoprirà che c'è sempre un pizzico di poesia, anche se ha smesso di scrivere poesie, ed è un libro davvero ricco ed emozionante che dimostra, ancora una volta, ma non avevo nessun dubbio, che le donne nel corso dei secoli hanno saputo trovare il modo di riscattarsi e crearsi dei ruoli importanti e non sempre convenzionali nel mondo e nella società quando le donne non erano neanche considerate. L'impegno e la caparbietà che ci si mette deve essere sempre superiore perché le donne, come sappiamo anche ai giorni nostri, purtroppo non hanno lo stesso ruolo di importanza che invece assumono, soprattutto nel mondo del lavoro, gli uomini. Un libro veramente, veramente meraviglioso, letto penso in 3 sere e me lo sono mangiato. Stupendo, ve lo consiglio sia a chi ama la cucina e che comunque è sempre bello trovare un romanzo che non dia delle ricette, ma che racconti attraverso le ricette una storia, e questo per me è veramente fantastico, soprattutto se si pensa che è una storia vera, cioè è una persona che è realmente esistita e che viene raccontata, anche se in maniera romanzata, comunque nel libro per quello che è stata la sua persona. Veramente, veramente bellissimo. Altra scrittrice che io amo, ma amo, amo, amo. Ed è lei, Simonetta Agnello Hornby. Vabbè, penso sia famosissima, la conosciamo
tutti. Io la amo soprattutto per il suo libro che ha scritto, che si intitola Un filo d'olio, che è un piccolo libricino, veramente piccolo libricino, se non ricordo male, edito da Sellerio, ma non ne sono sicura, poi vi metterò comunque il link. Si legge in un fiato, dove lei racconta la sua infanzia. E ha sempre voluto lei riunire le ricette della sua famiglia. La sua famiglia è una famiglia che ha sempre cucinato, una famiglia di un certo rango. E dentro questo libricino ci sono praticamente raccolte le ricette della sua nonna Maria, ma anche tutti gli aneddoti legati a queste ricette e legati alla sua famiglia, no? Alla casa Agnello. Una piccola perla preziosa che ho amato davvero tantissimo dalla prima all'ultima pagina. Questo ve lo consiglio, lo leggete veramente in pochissimo tempo, ma è un gioiello, un gioiellino davvero stupendo. Questo libro invece mi è stato regalato a Natale da mia cognata, e proprio perché lei aveva visto Punto Pieno e quindi, sapendo che a me piace ricamare, ha pensato che potesse piacermi. Ha indovinato. Questo però è l'ultimo volume di una saga familiare che inizia con... Aspettate che me lo sono segnata. No, non lo sono segnata comunque. Che lo leggo qua dietro. Allora, che inizia con Caffè Amaro, che è il primo volume, e poi segue l'altro volume che è Piano Nobile. Allora, non è che leggendo soltanto questo voi non abbiate la coscienza di quello che state leggendo, che comunque è molto legato agli altri due, però ogni tanto ci sono dei riferimenti che chiaramente fanno memoria di quello che è stata la famiglia, di quelli che sono stati i personaggi, e adesso infatti ho già prenotato in biblioteca gli altri due volumi che voglio leggere. Un libro tosto, un libro tosto perché diciamo parte nel 1955 e arriva al 1992. Un libro che parla della nostra storia italiana, soprattutto della storia della mafia, di tutto quello che è legato a Palermo, gli anni, di ribellione del 68 e 70, i delitti della mafia, la corruzione. Questo club del Punto Pieno, questo circolo del Punto Pieno viene fondato dalle tre sagge che erano tre cugine della famiglia. Aspettate anche qua che non me lo ricordo, della famiglia Sorci. Sono tre donne anziane e sono le zie di questi capostipiti che poi vengono. Questi personaggi che vengono che conosciamo poi man mano in queste pagine, e queste donne che all'inizio sembrano le donne, soprattutto nelle famiglie di quegli anni o comunque nelle famiglie benestanti, sembrano sempre stare un po' in disparte. Queste tre donne decidono di aprire questo circolo, lo aprono nella sagrestia della Chiesa dei Santi Scalzi ed è un modo per riunire tutte le donne, per riunire tutte le donne di qualsiasi ceto, di qualsiasi... aspettate, non so come dire. Cos'è che ho scritto? Allora, leggo quello che ho scritto che faccio prima. Allora, le tre sagge riescono a costruire una comunità di donne che si confrontano, discutono, reagiscono e a volte si ricostruiscono. Donne di ogni ceto sociale, dal più ricco al meno presentabile. Ci sono le marchese, ci sono le prostitute, che con un ago in mano, proprio in quel circolo, quando si ritrovano, sono tutte uguali e si rispettano dalla prima all'ultima. Non solo si rispettano, si consolano, si fanno confidenze, si danno coraggio, si appoggiano, si difendono. Ed è così che, proprio grazie a questo circolo, il lavoro manuale del ricamo, esce da questa piccola sagrestia e
arriva praticamente in tantissime parti, in tutta Italia, perché poi appunto loro ricevono commissioni da tanti negozi italiani, ma anche dalla Germania e dalla Francia. E creano quindi un commercio che diventerà poi una fonte di sostegno per le meno fortunate, perché poi tutto quello che guadagneranno, cioè ogni donna che partecipa a questo circolo e che comunque confeziona un capo, avrà una parte del guadagno sulla vendita di questo capo, quindi sicuramente per quegli anni un grosso sostegno per queste donne, soprattutto per chi non aveva la possibilità di avere un marito accanto e che comunque aveva un lavoro o non aveva un lavoro magari che non facesse entrare un guadagno stabile in famiglia, oppure che non avesse proprio un lavoro. Cioè è stato proprio un circolo che ha salvato queste donne e che le ha unite in una forza davvero indescrivibile. Un quadro di come le donne, anche questa volta, quando sono insieme, sono davvero una forza silenziosa e preziosa, che riesce a spaccare ogni barriera, che riesce a spaccare ogni confine, anche quello della malavita. Bellissimo, un romanzo della nostra storia italiana, perché poi fa veramente riferimento a tanti avvenimenti che sono successi in questi anni. Bellissimo, scritto con uno stile elegante come proprio dell'autrice, commovente, che ci dà appunto una visione di una Palermo bella, bellissima, nonostante magari sia poi conosciuta per purtroppo degli avvenimenti tristi che sono successi. Però davvero un romanzo stupendo, mi è piaciuto tantissimo e ho già prenotato gli altri due volumi per così avere poi un collegamento. Ultimo, ma non per importanza, come si dice, questo libro di Kate Grenville, Una stanza fatta di foglie. Allora, io ho comprato principalmente questo libro perché mi era piaciuta tantissimo la copertina, come sapete faccio quasi sempre con tutti i libri. Mentre ho iniziato a leggerlo non riuscivo a capire cosa c'entrasse il titolo, Una stanza fatta di foglie, non c'entrava assolutamente niente, ma da metà libro in avanti il significato lo capirete anche voi. In questo romanzo storico si parla di una donna realmente esistita, anche qui, Elizabeth MacArthur, che è la moglie di John MacArthur, che tutti conosciamo, o comunque tanti conosciamo, per essere stato il padre fondatore dell'industria laniera australiana. Lei è figlia di un agricoltore, il padre purtroppo muore in un incidente e la madre si risposa. Il nuovo marito non vuole, non può tenere questa bambina, che viene affidata al parroco della piccola comunità rurale in cui abitano. La moglie l'accetta volentieri, le vogliono bene come una figlia. Il pastore e la moglie hanno una figlia che diventerà la migliore amica di Elizabeth. Mentre crescono si innamorano dell'amore, parlano dei sentimenti, di come sarà stare con un uomo e conoscendo poi due soldati, Elizabeth purtroppo appunto innamorata dell'amore rimane incinta giovanissima. Il nonno, con il quale lei aveva un buonissimo rapporto, e però essendo molto credente non l'accetta in casa, chiude qualsiasi tipo di rapporto con lei e quindi l'unica soluzione che Elizabeth ha è quella di sposare John. Essendo però John una testa un po' calda e facendo parte dell'esercito inglese, ma essendo nei bassi ranghi, non ha un ruolo importante, viene trasferito nel Nuovo Galles del Sud, che è l'attuale Australia. Ma non è l'Australia che conosciamo noi ai giorni nostri. La vita per loro è molto difficile, fanno questa traversata che dura dai 4 ai 5 mesi. Lei partorisce questo bambino e si ritrova in un paese sconosciuto, dove non conosce nessuno, dove
l'appoggio del marito non c'è. E all'inizio, appunto, il suo unico desiderio è quello di ritornare in Inghilterra. Alla fine capisce che non ce la faranno mai a ritornare, perché il marito ha tante idee, vuole prima costruire una fattoria, poi all'inizio lei si oppone a tante delle idee un po' strampalate che ha John. Ma è una donna intelligente, è una donna intelligente e delle debolezze del marito lei fa un punto di forza, facendo sì che alla ricerca del successo lui alla fine si allontani da quella che è la fattoria, da quello che è la sua famiglia e praticamente rimarrà Elizabeth e prenderà in mano la gestione dell'intera attività commerciale del marito. In queste pagine, quello che mi ha colpito maggiormente è che la vita, della protagonista è stata colpita davvero da molti lutti, la perdita dei figli, che a quei tempi avveniva molto facilmente, ma non viene focalizzato il romanzo sulle sue perdite, sulle sue mancanze e sui suoi dolori. Il romanzo è focalizzato sulla voglia di libertà e di riscattarsi di questa donna. Una donna che nella storia non ha avuto una voce se non grazie a questo libro che ce l'ha fatta conoscere e che ha portato al successo la figura del marito, ma che ci rivela poi che alla fine comunque Elizabeth ha trovato quello che cercava, l'indipendenza, perché alla fine poi lei appunto rimarrà in Australia e il marito ritornerà in Inghilterra, e la libertà di fare praticamente quello che le piace e quello che vuole. Altra scoperta meravigliosa di una donna che ha saputo costruire un impero commerciale regalando poi il successo alla figura del marito, ma tenendosi la libertà in una terra che poi ha cominciato ad amare, ha apprezzato e ha rispettato fino alla fine, e una terra che poi l'ha amata. Mi è piaciuto anche perché io da ignorante non avevo mai così fatto nessun tipo di ricerca su quello che era l'Australia di una volta. Appunto, leggendo queste pagine sono andata un po' a informarmi e ho visto appunto che l'Australia è nata come un'immensa colonia penale inglese e gli inglesi esportavano dopo un durissimo viaggio di 4, 5, 6 mesi i loro prigionieri che non potevano più fare ritorno in patria e li mandavano praticamente all'altro mondo in una situazione di vita veramente durissima dove praticamente hanno conquistato con forza un popolo che non voleva essere ovviamente conquistato. Ecco, mi è piaciuto veramente tanto e mi è piaciuto perché nonostante i dolori, nonostante la mancanza di un uomo comunque al suo fianco, ma che poi ha vissuto comunque un grande amore all'interno di queste pagine, Elizabeth alla fine è una donna realizzata per quello che è la sua voglia di libertà, la sua voglia di indipendenza, la sua voglia di crearsi un futuro non che sia appunto derivato da quello di un marito, insomma, soprattutto a quei tempi. Bellissimo, bellissimo romanzo, un romanzo storico veramente, veramente stupendo. Ecco, spero di avervi dato così una panoramica un pochino dettagliata, ma non troppo, dei libri che ho letto fino adesso e mi sono davvero piaciuti tantissimo. Ne ho già iniziati altri due e quindi spero proprio che questa diventi una volta ogni tanto una rubrica permanente del canale. Io vi ringrazio. Ho pensato di fare appunto un video dedicato perché magari ci sono persone a cui non interessa la cosmesi ma interessano i libri, a cui non interessano i libri ma interessa la cosmesi. Sto riprendendo in mano anche i ferri e l'uncinetto perché il braccio mi fa meno male
Sto andando piano piano, ma sto finendo una cuffia, quindi pian piano tutto torna. Lo sapete che io sono così, un po' cambio, un po' torno, non abbandono mai niente. Al momento lascio riposare, lascio decantare un po' i miei hobby e niente, ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Vi auguro una buona settimana e a presto. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha letto questi libri, le vostre opinioni. Così ci scambiamo così anche qualche parere su quello che stiamo leggendo e cosa state leggendo voi in questo periodo, se avete dei libri da consigliarmi. Bene, io vi ringrazio e a presto, al prossimo video. Ciao, grazie.